Bene, buonasera, buon pomeriggio, anzi, scusate questo problema dell'orario che non si capisce bene, insomma, doveva essere 6:30, poi 5:30, insomma siamo qua, pochi ma mi auguro buoni, sicuramente siete buoni, lui è sicuramente buonissimo. Allora, non farò un pippone introduttivo con tutte le carriere di questi tre illustri professori della filosofia, perché io quando sono dalla parte vostra mi annoio molto a sentire tutte le introduzioni di cosa ha fatto uno, cosa ha scritto uno. Sono tre protagonisti che non hanno bisogno di presentazioni, sono, li indico da destra verso sinistra, il mio collega Andrea Tagliapietra, professore ordinario al San Raffaele, notissimo, ha scritto una montagna di libri bellissimi. Vi ricordo solo l'ultimo libro perché è quello più recente, appunto, in quanto ultimo è quello più recente, ha un titolo molto divertente, non ci resta che ridere, ma ne ha scritti tantissimi di belli. Poi abbiamo al centro invece una squadra di calcio, Mauro Calzigna, Mario scusa, Mario Calzigna, una U che deve diventare I, che invece insegna a Venezia, che poi è la provenienza anche mia e di Tagliapietra, che veniamo dalla sua facoltà. Filosofo importante che ha scritto libri anche lui molto belli, a cavallo tra filosofia, psicoanalisi, filosofia della politica. E vi ricordo questo bellissimo libro da cui partiremo, Rivolte del pensiero, dopo Foucault, per riaprire il tempo, che è il nostro tema. L'orizzonte entro cui si muove Mario Calzigna è appunto un orizzonte foucaultiano, potremmo dire, Deleuze, Foucault, quindi tutta questa filosofia particolarmente interessante, che insomma, tra le tante cose, e su questo poi lo interpellerò, ci ha insegnato a decifrare il gioco tra, uso una sua espressione di questo libro, soggetto costituito e soggetto costituente. Una questione detta così, uno la dice, è sta roba, soggetto costituito, soggetto costituente. Insomma, adesso lo interpelleremo. E poi abbiamo una autorità della cultura italiana, il professor Mario Tronti, che presentarlo sarebbe un'offesa, che è padre di tantissimi intellettuali italiani, di discussioni che hanno attraversato e hanno segnato questi anni di pensiero politico, filosofico in Italia. E quindi anche lui ci darà un significativo contributo a pensare che cosa, credo. E beh, il tema che sta scritto qui, violenza di un presente senza futuro. Fenomenologia del nostro tempo. Leggo perché la mia memoria è molto breve. Ma qual è la questione allora sul quale interpellerò subito Calzigna? Beh, tutti sapete, non si fa altro che dire questo, è un ritornello ormai anche usurato, se volete, però in quanto ritornello ritorna, come tutti i ritornelli ritornano, e in qualche motivo di questo ritorno, di questa ossessività ci sarà. Cioè, si dice che il nostro è un tempo a cui è stato sottratto il futuro, il nostro presente. Basta guardare qualsiasi talk show televisivo e si dice questo. I nostri giovani non sono più rivolti al futuro, ormai le persone sono schiacciate sul presente, su un presente che rischia di diventare appunto il luogo abitato da quel soggetto costituito che non sa più farsi costituente, che non sa più progettare, non sa più immaginare, non guarda più al di là dell'hic et nunc. Si dice questo e pare ormai qualcosa di scontato, no? Ammesso che sia così,
Io chiederei a Calzegna, che comincerà questo dialogo, di indicarci, anche a partire dal suo libro se vuole, ma come vuole lui, dal suo punto di vista, non tanto di farci una fenomenologia di questa cosa qui che vi ho appena detto, che tutti la sappiamo, sembra, ma cercare di indicarci, per ricominciare un po', le ragioni, secondo lui, quali possono essere, se vi sono delle ragioni, quale storia ci ha portati a questa situazione, ad una, come dire, incapacità a vedere oltre il presente. C'è un bel film che vi consiglio, simpatico, che io e Andrea abbiamo visto insieme poco tempo fa, dove ci mostra un paesaggio, questo film ci mostra un paesaggio fatto di giovani ricercatori universitari che, non riuscendo a vedere più alcun futuro, appunto, sono costretti a fare delle cose non proprio legalissime, insomma, no? Però, ecco, questa è la situazione. Caro Calzegna, ma dal tuo punto di vista, anche sulla base del tuo libro, come si è giunti a questa situazione? Quali sono i percorsi? Io ringrazio Massimo per questa domanda molto stimolante, oltre a ringraziare anche gli organizzatori che hanno voluto invitarmi. Sono felice di essere qui con un ormai vecchio amico che è Andrea Tagliapietra, e soprattutto è di essere a fianco a quello che io considero il mio primo maestro ancora degli anni giovanili, degli anni dell'università, cioè Mario Tronti. Personalmente lui mi ha presentato un po' sotto il segno di Foucault, che è vero, non lo nascondo, cioè fa parte del mio percorso, però diciamo le matrici di questo interesse per la filosofia di Foucault, soprattutto per il rapporto soggetti-potere, no? Che è al centro di questa filosofia, le matrici sono lontane, sono antiche e risalgono alle prime emergenze di quello che è stato definito anche negli Stati Uniti, no? L'Italian theory, diciamo così, è stato definito operaismo. E io, appunto, quando ero piccolo, ho imparato anche sui testi di Mario Tronti, oltre che ancora prima di Panzieri, al di là poi delle diatribe che ci sono state tra di voi, su cui non voglio entrare, ma insomma, comunque sono state grandi lezioni anche metodologiche. Ecco, ci eravamo abituati nel fuoco delle lotte a considerare la variabile di classe, la variabile operaia, come variabile indipendente. Si usava allora questa terminologia, no? Sapendo bene che poi, come tutte le variabili, anche quelle più potenti, hanno poi dei condizionamenti che le rendono possibili, che le contengono. Ecco. Allora, diciamo così che da un punto di vista generazionale, se volete, io faccio parte di quella generazione che ha vissuto la grande stagione delle lotte a partire da proposizioni di tipo operaista, alleanza operai-studenti, eccetera, per poi approdare a questi territori di ricerca, il rapporto soggetti-potere e resistenza, aperti da Michel Foucault. Diciamo che Michel Foucault, insieme a Deleuze, ci ha permesso di continuare, di dare un seguito a un pensiero dell'antagonismo che aveva trovato nel radicamento di classe un luogo di inveramento, un luogo di verità molto importante. Ecco, prima Massimo citava questi due concetti, vorrei chiarirli in due parole, come si può fare qui tra di noi all'interno di una chiacchierata informale. Soggetto costituito e soggetto costituente. Ecco, fuori dal gergo, il filosofese, da, come tutte le gergalità, dà molto fastidio, no? Cerchiamo di semplificare queste diciture. Soggetto costituito vuol dire soggetto prodotto, soggetto condizionato. Soggetto costituente vuol dire soggetto capace di produrre, capace di progettare, no? Capace di inventarsi il proprio presente e il proprio futuro.
Ecco, il soggetto costituito, se volete, semplificando molto, è un soggetto passivo in qualche modo, no? E anche se poi noi abbiamo imparato appunto già ancora negli anni, nel cuore degli anni 60, a leggere politicamente la passività, no? La passività, compresa la passività operaia, è sempre foriera anche di meccanismi di antagonismo e di resistenza. La passività non è mai da vedere come atteggiamento di rinuncia, no? Spesso dietro la passività si annida il rifiuto. Ecco, io credo che la dialettica, che in qualche modo Foucault si rigirerà in tomba, ma pazienza, insomma, io non sono un ortodosso e non amo le ortodossie, una dialettica che lui ha instaurato tra soggetto attivo e soggetto passivo va ripresa e va rilanciata. Il soggetto attivo è colui che si costruisce il proprio futuro, il proprio presente, la propria trama di relazioni, e a partire però dalla consapevolezza del suo essere soggetto condizionato, no? Soggetto la cui libertà è limitata. Ecco, questo è il punto fondamentale che anche un grande maestro, non può essere certo tacciato di soggettivismo, il grande Lévi-Strauss, padre dell'antropologia strutturale, in un'intervista, mi ricordo del lontano 1969, diceva: noi dobbiamo renderci conto di cos'è che ci ha costituito, di cos'è che ci ha formato, di cos'è che ci ha forgiato. E solo a partire da questo, Lévi-Strauss, è possibile un pensiero della libertà. Un pensiero della libertà, quindi paradossalmente, questo in Foucault è molto presente questo tema, è possibile pensare alla libertà solo a partire dalla consapevolezza dei meccanismi che la coartano, che la condizionano, che la negano, no? che la fanno fuori, insomma. No, non può esserci una libertà al di fuori del condizionamento, della consapevolezza di ciò che la condiziona e di ciò che la limita. Anche l'antropologia ha raccolto, solo due parole su questo, poi magari passo la parola agli altri perché siamo qui anche per dialogare, no? Anche l'antropologia ha raccolto questa problematica: soggetto costituente, soggetto attivo, soggetto costituito, soggetto passivo. Nella fattispecie, il nostro grande antropologo dell'Università di Torino, Franco Remotti, con cui ho avuto discussioni a non finire, oserei quasi dire risse, simpaticissime risse, insomma, no? Perché lui è stato sempre un nemico giurato di Foucault, mi hanno invitato a Torino a presentare la nuova edizione, non è un consiglio per gli acquisti, ma che ho fatto nel 2011 della Storia della Follia, la prima edizione integrale. Io gli ho detto a Remotti: guarda che tu Foucault lo conosci di Foucault soltanto l'aspetto soggetto condizionato. Foucault è quello che ci ha spiegato come si costruisce un soggetto, quali condizionamenti pesano sul soggetto. Bene, io credo che bisogna andare oltre a questa prospettiva. Se tu leggi l'ultimo Foucault, il Foucault tra il 78 e la morte prematura, nell'84, che poi sono gli anni in cui io sono stato vicino a lui e ho collaborato con lui, e se tu leggi l'ultimo Foucault troverai, diciamo, un ribaltamento della frittata. Sì, abbiamo visto in che misura il soggetto è costituito, è condizionato, è determinato, è prodotto. Vediamo come a partire da questa trama di condizionamenti possiamo ritagliarci uno spazio di libertà, uno spazio di iniziativa soggettiva. Ecco, lui ha dato un nome a questa cosa, c'è un'invenzione linguistica sua, che si chiama antropopoiesi, che ha avuto una certa fortuna anche tra gli antropologi. Io gli ho spiegato, mi sono svolato, non ci ha creduto, adesso spero che stia cominciando a convincersi che l'antropopoiesi di Remotti e di certi antropologi e la soggettivazione di cui parla l'ultimo Foucault sono esattamente la stessa cosa. Ecco. Allora, io credo che noi oggi viviamo una fase storica particolare, anche nell'ambito della storia della filosofia e delle scienze dell'uomo. Si è assistito a una vera e propria deflagrazione del concetto di io. L'io è stato messo in discussione, è stato messo attaccato e messo in discussione da tutte le parti. Io ricorderò qui le pagine di un grande scrittore che ho sempre amato fin dagli anni giovanili, insomma, il gran Lombardo, no? Carlo Emilio Gadda, che quando parla del soggetto lo definisce con la sua graffiante ironia
idolo tarmato, bambolotto della credulità tolemaica. Ma chi cavolo è questo io? Questo io si polverizza se andiamo a vedere come è fatto, come è stato costruito e come si costituisce. Ecco, noi viviamo all'interno, siamo immersi in quello che io chiamerei un momento anticartesiano, che ci costringe a pensare lungo la linea orizzontale dell'io, ecco, laddove i processi di soggettivazione implicano sempre, non senza contraddizione e non senza aporie, la compresenza dell'io come singolarità irriducibile e dell'io come dimensione collettiva. Ecco, bisogna tenere insieme questi due aspetti, quella che io chiamo, nella mia personale gergo, l'egoità e la noità. Ecco, dimenticare l'appartenenza dell'io a una trama di relazioni e quindi a un momento collettivo significa far assumere a questo io una torsione, contro la quale, tra l'altro, il mio maestro Foucault ha sempre combattuto, e secondo me efficacemente. Io mi fermerei per ora qui, perché ho introdotto dei temi e mi rendo conto che sono temi difficili e complessi. Mi scuso per la terminologia che risente un po' della mia formazione, bisognerebbe essere forse più immediati, più diretti, meno gergali, ma insomma ognuno fa quello che può. Grazie. E passerei la parola adesso all'amico collega Tagliapietra, chiedendogli di, come dire, semplicemente sviluppare questa questione che già ci ha prospettato Galzigna, per chiudere un primo ciclo di interventi, e poi magari su questi vi provocherò io un po'. Devo dire che nel 68, cioè io ho fatto il 68, ma appunto perché ero in prima elementare, quindi nel 68 io, facendo la prima elementare, intorno al diciamo al 4 novembre, si cominciava il 1 ottobre, scrivevo già dei pensierini. Mio figlio, che ha 8 anni, che la prima elementare non l'ha fatta da tantissimo tempo, prima di fare i pensierini ha aspettato circa un anno e mezzo, perché l'attuale organizzazione degli studi delle elementari italiane, che pur sono di qualità, non ci dicono che adesso le hanno semidistrutte, ma sono di qualità, sposta la scrittura, per esempio corsiva, al secondo semestre del primo anno, e mentre il primo semestre non si sa perché fanno leggere e scrivere i bambini sempre in stampatello, quasi che lo stampatello poi avesse qualche seguito, ma questo fa parte appunto di un tentativo di adeguarsi probabilmente a qualche altra, non so, in America si farà così, o l'Europa lo vuole, non so, ci sono queste ragioni per me inspiegabili, ma evidentemente sono i miei limiti in quanto professore ordinario di cattedra, eccetera. Io non riesco a capirci nulla, però probabilmente c'è qualche consulente del ministero che su queste cose sa tutto. Ho fatto questo ricordo personale perché appunto era un luogo, stiamo parlando del futuro, e allora il 4 novembre io scrissi sul fatto che il 4 novembre si ricordava una data, cioè la famosa guerra di cui quest'anno è anche il centenario, no? Cominciamo a dire quelle cose che nella nostra vita quotidiana dicono storia, questa parola che se non la pronunciamo non riusciamo a capire neppure perché parliamo di futuro, di queste strane parole che acquistano senso solo se le collochiamo all'interno dell'esperienza di ciascuno di noi e non dei filosofi o degli storici o dei tecnici della parola. Sta di fatto che allora io scrivevo appunto i pensierini su questa guerra, qui erano morti tanti soldati, eccetera, così, cose che scrivono i bambini, probabilmente il maestro che aveva condizionato, però si scriveva questo, e sempre in quel quaderno che ho sfogliato qualche anno fa facendo un corso ai miei studenti sulla scrittura in ermeneutica, cioè quando noi cominciamo a scrivere che rapporto abbiamo con la nostra scrittura, sempre in quel quaderno io a un certo punto ho scritto, un po' più avanti, quando l'anno era andato avanti, la questione della conquista della Luna da parte degli uomini, dell'umanità, si diceva una volta, no? Gli uomini erano andati sulla Luna, ma spendiscono un razzo, scrivo nel 68-69 anni in cui facevo appunto la prima elementare, gli uomini andranno sulla Luna, e infatti in quell'estate, poi l'estate successiva, io ero tra la prima e la seconda, andarono sulla Luna, e scrivevo dei pensierini così. Ho guardato nei quaderni di mio figlio di prima, di seconda, di terza, e adesso va in quarta, spero che in quarta ci sia qualcosa, ma la storia non esiste, la storia è: il gatto ha inseguito il topo.
questa è la storia, cioè il tempo, la storicità è quella. Dal punto di vista della costruzione, della conoscenza storica, lì i nostri bambini apprendono in questo periodo, cioè in terza elementare, la successione tra l'Australopiteco, il Cro-Magnon, il Neandertal e così, cioè delle ipotesi paleontologiche che verranno smentite dopodomani quando verrà trovato uno scheletro da qualche parte, e su questo dedicano un'intera annata. Quest'anno la maestra promette a occhi avidi di storia che forse faranno gli Egizi, e l'anno prossimo forse Greci e Romani ce li giocheremo, anche perché poi l'insegnamento della storia proseguirà senza quelle odiose ripetizioni che non servono a nulla, come è noto, perché la storia non serve a nulla. Problema, la prendo lontana, ma no, la prendo dalla nostra esperienza quotidiana. Noi non possiamo avere un futuro se non abbiamo storia, se non abbiamo passato, se non abbiamo un rapporto tra passato, presente e futuro. Allora, in che senso, siccome io interpreto sempre i titoli, violenza di un presente senza futuro? Evidentemente rispetto a un periodo in cui il futuro ce l'avevamo. Forse quando ero bambino nel 68 io ho avuto un futuro, o almeno un'idea vaga del futuro. Perché avevamo un futuro? Avevamo un futuro nel senso che noi pensavamo più o meno di affrontare la nostra esperienza in singoli e di collettività, quindi di popolazioni, eccetera, secondo delle aspettative, un'aspettativa di futuro, no? C'è un pensatore defunto da poco, Reinhard Kosel, di cui si occupa il mio amico Diego, che vedo lì in fondo, che parlava appunto della modernità come quell'epoca in cui le aspettative di futuro diventano l'elemento che connota la nostra esperienza più di quanto prima della modernità non fossero le esperienze stesse, intese come ho fatto esperienza e quindi ho sedimentato, ciò che condizionava ciò che chiamiamo esperienza, cioè il passato. Invece che guardare al passato, e quindi l'uomo d'esperienza era colui che aveva tanto passato, oggi, o comunque nella modernità, non oggi, si faceva esperienza proiettandosi un'aspettativa. E c'è stata una generazione, varie generazioni nel Novecento, che pure è stato quel secolo crudele che sappiamo tutti, che facevano delle proiezioni e avevano delle aspettative. Io credo, mi pare di interpretare così il titolo, che la violenza che subiamo tutti, che ha subito l'umanità, che subiscono le popolazioni occidentali, insomma quello che volete, sia appunto quella, il senza futuro. Vuol dire, quando si fa una violenza si produce un danno, si produce qualcosa di negativo. L'idea di violenza è connessa a una prestazione di negatività. Io insomma cerco di orientarmi nelle parole come dobbiamo orientarci tutti di volta in volta, di nuovo, perché noi parliamo sempre nuovamente, no? A proposito del futuro, il linguaggio sta certo dietro di noi e ci determina, ma abbiamo anche questa bellezza, e i filosofi lo fanno in qualche parte, i poeti ancora più di noi, no? Di rompere le convenzioni e di usare il nostro linguaggio per creare la realtà, perché siamo animali simbolici, ahimè, e quindi proiettiamo verso il mondo le nostre cose. Non è la realtà che ci viene incontro, ma noi andiamo incontro alla realtà configurandola, e per questo anche poi appunto facciamo comunità e facciamo politica. È questa una delle ragioni. E il nostro linguaggio politico nel Novecento, ma anche prima, nella modernità, eccetera, quanto è stato condizionato da quel futuro di cui il titolo appunto celebra l'atto violento di privazione? Ci hanno privato il futuro, siamo senza futuro, quindi c'è una violenza. Questo è appunto la fenomenologia del nostro tempo, descrive questo. Ma allora, due osservazioni possiamo fare. Da un lato, era inevitabile che fosse così, nel senso che è giusto che ci sia un futuro come aspettativa, come proiezione, eccetera, e invece è totalmente ingiusto che si viva schiacciati sul presente. Quindi è veramente una violenza. Prima domanda, potrebbe essere che qualcuno dice no, anzi, siamo nel migliore dei mondi possibili, perché senza questo tormento della storia, guardate come siamo più pacifici. C'è in circolazione un film, Il mondo di Jonas Giver, no? Ecco, che presenta una realtà in cui
e improvvisamente, infatti si usa il bianco e il nero, il colore, proprio per giocare su questi, e improvvisamente le differenze vengono meno e tutti sono pacificati, non c'è più guerra né politica né guerra tra le popolazioni. Perché? Perché è stato eliminato il punto di vista soggettivo a proposito della soggettivazione, e quindi tutti condividono senza emozioni una realtà pacificata, e in questo strano mondo c'è una sorta di personaggio che è il colui che conserva ancora la memoria. C'ha una strana stanza piena di libri, c'è questa immaginazione, forse l'avete visto appena sugli schermi, appena comparso, c'è il trailer che gira in questi giorni, e in questa stanza praticamente un unico individuo fa da memoria, e in base a quella memoria si potrebbe riaprire che cosa? Anche una conflittualità rispetto appunto al mondo, perché appunto avere un futuro vuol dire anche non essere d'accordo sullo stesso futuro. Ricordiamocelo, e anche questa percezione che è finito il futuro, che noi viviamo una crisi, siamo schiacciati sul presente, non è recentissima. Per esempio io potrei citarvi autori della fine del Settecento, per esempio ce n'è uno molto interessante perché poco studiato, Sénac de Meillan, che scrive a un certo punto che lo slancio tecnologico dei nostri giorni, siamo nel 1787 mi pare, e fa sì che la tecnica stia andando avanti, sembra di ascoltare un novecentesco, vada avanti, mentre la vita morale e politica è statica, scriveva a 2 anni dalla rivoluzione francese, quindi era singolare, no? È interessante anche per questo, e quindi prospettivamente, in prospettiva ci annoieremo, la prospettiva dell'umanità è la noia, e questo appunto è un tema che attraversa tutto l'Ottocento, va avanti, è un tema culturalmente vecchio ormai, no? Quindi insomma uno potrebbe dire, da un certo punto di vista, questa cosa della fine del futuro è cominciata da già tempo. Allora, secondo passo, forse quello che è finito, o quello che noi celebriamo, è la fine di un futuro programmato. Cioè noi siamo stati all'interno di un grande racconto, quello diciamo di un futuro come le future sorti progressive dell'umanità, in cui appunto si andava verso qualcosa che ci aspettavamo, e quindi era un'aspettativa di futuro, e improvvisamente si è squarciato il tempo, e davanti non è che non c'è il futuro, semplicemente c'è un futuro di cui non sappiamo nulla. In realtà è questo, chi di voi è pronto a scommettere che farà 10 anni, fra 5 anni o 10 anni saremo a discutere di queste cose e non travolti da qualsiasi altra cosa? Chi diceva 10 anni fa, o quando si facevano i caroselli o si andava al bancomat per prendere i nuovi euro eccetera, no? Che non saremmo entrati in un periodo comunque di tranquillità e pace e sviluppo, e parallelamente tutto sommato le guerre fossero rimaste ai margini? Adesso invece non sono passati che 10 anni, poco più, e siamo in una realtà totalmente imprevedibile, cioè ci sono conflitti alle porte, l'euro è diventato quello che sappiamo, insomma cambiato completamente. Quindi in realtà è quel futuro che non c'è più, non è il futuro, è il futuro di una determinata narrazione, un'aspettativa di futuro che è finita. Quello che io provocatoriamente dico, ma è perché adesso ci dobbiamo dare da fare, rimbocchiamoci le maniche eccetera, costruiamo un altro futuro simile a quello che abbiamo perso, quindi stiamo all'interno sempre di questo racconto che chiamiamo modernità e che appunto ha determinati ritmi e determinati diciamo stilemi narrativi, oppure in realtà questa crisi, questo momento in cui noi ci sentiamo mancare il futuro, è un'occasione in cui noi possiamo realmente ridiscutere questa cosa dell'aspettativa di futuro, cioè di un futuro predeterminato. Non c'è tanta differenza tra un presente in cui siamo schiacciati e un presente in cui ci aspettiamo un futuro che prevediamo abbastanza uguale a questo presente. È questo il punto, cioè in realtà il racconto della modernità che abbiamo vissuto, malgrado le tragedie che si sono vissute nel corso del Novecento, è stato abbastanza coerente con un'aspettativa, si andava avanti in una determinata direzione. Oggi forse è il momento in cui il futuro reale, il futuro veramente che ci può mettere in discussione, deve completamente discutere i fondamenti di questo racconto. E quello che diceva Zinia ha un nesso, ovviamente, io mi collego a questo, cioè i processi di soggettivazione rispetto alla
assoggettamento e quindi alla costruzione di un soggetto chiuso, che è poi quello che ha accompagnato l'avventura del moderno, tutto sommato chiudevano il soggetto per chiuderne anche l'inquietudine e la totale capacità di spiazzarci e spiazzare anche la conoscenza di noi stessi, le aspettative che sono di ciò che capiterà, ma ciò che capiterà fondamentalmente a noi, alla nostra idea di comunità, eccetera. Quindi il fatto di non avere quel futuro non significa di non avere un futuro, significa aver coraggio di affrontare una situazione di lacerazione in cui il futuro può mettere in discussione radicalmente quello che noi pensiamo, ed è questo l'autentico futuro, e questo mi pare ciò che invece ideologicamente ancora una volta si persegue. La fine del futuro, la violenza che subiamo, è che cos'è la fine delle nostre modeste aspettative per un futuro tranquillo, di serenità e di espansione, quando in realtà questa perdita di questo futuro non fa altro che perdere semplicemente aspettate un po' rispetto a un presente che invece è quanto mai ripetitivo, è sempre lo stesso, è esattamente quello che vuole colonizzare tutto. Allora, come fare a uscire da questa alternativa? Io credo che sia semplice. Se il racconto appunto del futuro perduto, del futuro rubato, del futuro ucciso, ecco, è un racconto del futuro di una determinata avventura che chiamiamo modernità, potremmo chiamarla anche Giuseppina, insomma, chiamiamola come vogliamo, insomma, perché poi se uno dice una cosa contro la modernità diventa automaticamente antimoderno, ma io sto semplicemente dicendo usciamo da determinate cose, non sto dicendo dove, come e quindi neppure dicendo neghiamo questo. Sappiamo però una cosa, che la crisi in cui ci avviluppiamo prevede che appunto noi andiamo avanti secondo quell'immagine di soggetto chiuso, di determinazione, che consentiva poi anche di parlare di un futuro che ci viene sottratto, che è mio o tuo o nostro o delle popolazioni. In realtà la questione è che la vera cura del futuro non è quella di averlo il futuro, la cura del futuro è lasciarlo essere. Cioè, se noi riusciamo a essere molto meno determinanti rispetto al futuro, e questo è quanto mai evidente oggi, in cui tutti parlano dei giovani, le politiche per i giovani, eccetera. Io periodicamente, quando mi trovo in questioni che riguardano i giovani, poi alla fine i giovani restano scornati, restano travolti. Perché? Perché non si lascia essere i giovani, semplicemente si applicano delle regole che sono le stesse regole che hanno prodotto l'errore fondamentale della chiusura del futuro ai giovani, e queste regole ovviamente fanno il loro lavoro, fanno il loro lavoro. Quindi la soluzione di continuità, la frattura è appunto la capacità di vedere un futuro in cui la prima regola deve essere quella di lasciare al futuro il suo tempo, ovvero meno determinazioni, meno aspettative e più invece cura nel lasciare essere le cose. Voglio dire, la grande costruzione del caso, il caso che rende liberi. Liberare di nuovo il futuro significa liberarlo da questa fanghiglia di un presente che vuole perpetuare sempre e solo se stesso, che poi chiami questa perpetuazione di nuovo presente oppure il futuro prossimo, questa è una semplice, diciamo, sfumatura, ma non è sostanziale. L'apertura del futuro è avere coraggio e essere all'altezza di una svolta storica radicale. Questa cura per il tempo che deve ancora venire, che deve essere un tempo realmente futuro, è una cura che cambia completamente la nostra antropopoiesi, perché appunto la nostra antropopoiesi fino adesso è stata basata sulla volontà e sulla determinazione di costruire un mondo noi, senza prenderci cura del mondo. Noi abbiamo voluto trasformare il mondo e prima lo volevamo capire, e prima eravamo filosofi, poi siamo stati marxisti, ma in realtà appunto il mondo non va né trasformato, perché l'abbiamo anche fin troppo violentato, e non va neppure compreso, perché lo abbiamo sufficientemente compreso in una maniera sbagliata evidentemente. Il mondo va curato,
nel senso che va aggiustato, bisogna prendersi cura, questo è l'unico pianeta di cui abbiamo a disposizione, a meno che non pensiamo di andare a colonizzarne un altro come le cavallette, e quindi bisogna passare a un'altra logica, la svolta della cura diventa anche una svolta del tempo futuro, perché appunto se uno si prende cura del mondo si rende cura di che cosa? Degli spazi per le generazioni future, degli esseri non umani che ci sono su questo pianeta e che hanno già subito violenze di ogni tipo, di anche i vegetali che i comuni trattano come se fossero pietre e tagliano indiscriminatamente come succede quotidianamente nel nostro scenario politico amministrativo, no? C'è un albero di 100 anni, lo taglio, tanto mi dà fastidio, faccio un parcheggio, robe di questo genere. Cosa vuol dire tagliare un albero di 100 anni? Una storia di 100 anni per arrivare a quell'albero, ma l'ombra che farà le generazioni future. Questo l'albero è un bel simbolo di come si possa fare politica in modo diverso. Quindi aver cura del mondo, delle cose, riparare il mondo invece di voler trasformarlo, è una svolta antropologica fondamentale. E questo ovviamente, tra le tante cose di cui avremo cura, ci sarà anche quello strano noi stessi, l'aver cura di sé, che è all'interno di quelle cose che diceva Foucault negli ultimi anni della sua vita in maniera assolutamente, diciamo così, geniale, e come tutte le intuizioni geniali, per fortuna non determinate. Proprio per questo, proprio perché i pensieri migliori non sono quelli che dicono tutto, ma sono quelli che accennano, e accennando lasciano liberi. Ed è questo di cui abbiamo bisogno, lo spazio di una politica che non sia così vincolante. Io credo che una delle ragioni per cui appunto la nostra politica dice di occuparsi del futuro, poi se ne occupa male e siamo senza futuro, sia proprio per questa mancanza del passo indietro che consente, come dire, la presa della cura e non quella invece dell'imposizione, la, diciamo, rinuncia alla violenza di volontà che si ripetono sempre se stesse, no? e si tirano indietro, invece la lasciano essere e si prendono cura. Cos'è in realtà la politica se non un'arte della cura? C'era un illustre patologo dell'Ottocento che forse Galzinia si ricorderà di aver sentito, che sosteneva, dell'Istituto di Berlino, che sosteneva questo, che la medicina è un'arte politica e la politica non è altro che medicina su larga scala, no? Ecco, la medicina è il prendersi cura, la politica è il prendersi cura su larga scala, ma il prendersi cura è uno dei gesti più altruistici e difficili, perché appunto il prendersi cura presuppone appunto il saper far carico dell'altro. Ecco, è appunto il segreto, è sempre stato il segreto della politica, fuori della volontà di potenza, di voler affermare le proprie volontà di potenza. E questo appunto credo che sia un requisito di un discorso che si apre al futuro. Grazie Andrea per questa suggestiva proposta di, insomma, due idee di futuro che, insomma, dobbiamo cominciare a disegnare per muoverci in questo stallo apparente in cui ci troviamo oggi. E do subito la parola a Mario Tronti per sentire invece anche le sue suggestioni e poi magari cominciare a interloquire tra noi. Ma è difficile sapere da dove cominciare, no? Perché le suggestioni sono già state parecchie e poi siamo vincolati a un tema che in generale mi pare che riguardi la violenza e la politica, però qui c'è una specificazione, nel senso che viene molto immessa in una contingenza, mi pare, una contingenza larga, presente, futuro, in un tempo senza futuro, addirittura fenomenologia del nostro tempo, quindi sono grandi questioni su cui non è facile muoversi e districarsi. Ma che cosa dire? Insomma, io sono d'accordo con alcune cose che diceva all'inizio Tagliapietra. Questo non è soltanto un tempo senza futuro, è anche un tempo senza passato. E cioè è quello che si dice, questo presente eterno, no? Che
bloccato in se stesso, ha demonizzato tutto ciò che c'era prima e praticamente non sa dove andare, quindi non ha futuro, non indica futuro perché non c'è futuro. Ma qual è il problema? Insomma, qual è il fondo del problema? Noi ci troviamo di fronte a un passaggio di crisi, no? Adesso noi la viviamo dal punto di vista materiale, strutturale, economico-finanziario, con dei riflessi soggettivi a livello politico, ideologico, eccetera. Però noi dobbiamo mettere questo passaggio di crisi dentro un contesto più vasto. Io credo che siamo dentro una crisi della modernità, dentro una crisi del progetto moderno, anzi dentro una dichiarazione di fallimento del progetto moderno, di questa pretesa del moderno ai suoi inizi, che era una pretesa nobile, no? Di far riacquistare all'elemento umano una sua piena sovranità, una sua capacità di autodeterminazione, una forte volontà, no? Di incidere sulle cose, una capacità costruttiva grande. Poi insomma questa vicenda del moderno, che era partita nel 400-500 con grandi ambizioni, ma bellissime ambizioni, poi che cosa ha subito? Insomma? Ma io la dico così, ha subito una sorta di occupazione, no? Una sorta di occupazione militare proprio, come quando un esercito di occupazione arriva in un paese, no? E chi era il soggetto di questa occupazione? Ma è stato il capitalismo moderno, no? Cioè a un certo punto accumulazione originaria del capitale, rivoluzione industriale, è nato insomma questa forma sociale umana che si chiama capitalismo, che ha appunto ridotto tutta la modernità a se stesso, no? E cioè ha piegato il progetto moderno ai suoi propri interessi, interessi in questo caso particolari, perché sono interessi appunto di una parte di mondo, insomma, che era appunto quella parte che ha preso il sopravvento, ha indicato, ha assunto anche forme di dominio, perché ha costruito per difendersi la forma dello Stato moderno, ha costruito la forma del diritto, no? Che ha assunto la capacità e la forza di definire i rapporti tra gli uomini e così via. E oggi che cosa, a che punto siamo? Siamo che questa forma è una forma che in prima battuta, anche se noi la osserviamo, è una forma malata, è la malattia della vecchiaia, è una forma che non ha più capacità autonome di ripresa. Questo tipo di crisi capitalistica che noi viviamo, no? Che parte dal 2007-2008, siamo nel 2014, dopo 7 anni, e ancora nessuno sa come se ne esce, strisciante, no? Senza quei picchi, no? Che erano tipici delle crisi capitalistiche come quella del 29, l'esplosione, non c'è né esplosione né soluzione. Beh, questo è proprio... E questa vecchiaia viene
mantenuta in vita con un accanimento terapeutico, no? Da parte di classi dirigenti che anch'esse insomma non hanno più la capacità di definirsi, di definire il tempo e così via. Dentro questa forma insomma di malattia mortale, che però non porta alla morte proprio perché insomma viene ci sono ormai una serie di meccanismi, no, che tengono in vita e chissà fino a quando questo malato, e noi siamo qui dentro a sperimentare. Per esempio, siccome il nostro tema è il tema della violenza, particolari tipi di violenza, no? Particolari tipi di violenza che per esempio non sono più quelle che ha conosciuto il Novecento, la guerra, no, assurda a livello mondo, no? Due guerre mondiali, anzi tre guerre mondiali, perché anche la guerra fredda è stata una guerra mondiale, anche se una guerra insomma non immediatamente guerreggiata e così via, però lì la violenza si riconosceva perché era macroscopica, no? Tutti la potevano vedere, anche perché tutti poi la subivano direttamente. Le grandi guerre l'hanno subita nella carne, no? Le persone comuni. Adesso invece abbiamo un tipo di violenza come la crisi capitalistica, strisciante, quotidiana, che arriva da varie parti, che non, anch'essa non esplode mai a livello di grandi guerre. Anche le guerre di oggi sono guerre ai limiti, no, dell'Occidente si è, no, orgogliosamente pacificato, ai suoi confini ci sono da guerricciole, no, che anch'esse però non riescono a diventare guerra vera. Poi insomma c'è una sorta di ideologia della pace, no, della pace eterna, per cui non appena scoppia un conflitto, dopo una settimana c'è già la tregua, no? Cioè, non c'è ma anche qui il passaggio traumatico. E allora noi dobbiamo vivere dentro questa struttura, no, che non si rinnova ma non perisce. Ecco, qui dentro ci dovrebbe essere qualcosa che c'era sempre nelle contingenze storiche, e c'è stata sempre in tutta la grande fase della modernità, c'è stata in tutto il Novecento. Quel qualcosa si chiamava la politica. La politica interveniva per modificare le cose, appunto è stato evocato gli anni d'oro degli anni 60, quando si pensava di determinare con forza anche un progetto futuro. E la politica stessa subisce questa malattia, insomma, quasi mortale. Infatti, tra le tante crisi c'è forse al centro di tutto quella che si chiama la crisi della politica, e c'è questa drammatica contrapposizione tra, ormai non tanto più tra singoli cittadini e politica, ma questa contrapposizione tra popolo e politica, no? Cioè la politica è diventata un'immagine nefasta, no? Quello che noi pensavamo che ci dovesse guidare, no?
nei decenni del Novecento che sono stati qui evocati, che era appunto la politica, oggi è il contrario, no? Cioè quello che viene assunto come propria determinazione, come propria volontà, è addirittura l'antipolitica, no? Cioè, se c'è una disposizione dei cittadini a mobilitarsi, non è più per la politica, ma contro la politica, no? Cioè, questa è la condizione in cui ci troviamo. E da dove ricominciare, da dove ripartire? Qui le cose sono molto complicate. Io sono di quelli che oggi hanno rinunciato quasi a indicare quello che nella nostra tradizione, la mia tradizione, che era quella del movimento operaio, era il che fare, no? A chi mi chiede il che fare, io dico non so che fare, so soltanto che pensare. Cioè è una, già ritirarsi dentro questo ruolo, ricominciare a maneggiare le idee e il pensiero in modo tale da sbrogliare la matassa intricata che ci troviamo di fronte, no? Per riuscire a vedere che cosa è possibile, sarà possibile in seguito fare. Io non credo che la politica debba limitarsi a curare il malato, no? Credo che deve riconquistare la sua capacità di intervenire nella malattia, in modo da eliminare la malattia stessa, insomma, e cioè cercare di riprendere il filo, no, che può riportare da dove ricominci. Io penso che oggi il problema non è tanto di tornare a mobilitare le grandi masse, proprio perché la condizione delle grandi masse, come dicevo prima, è un po' quella della rinuncia ad un intervento attivo sulle cose, di trasformazione delle cose stesse, no? Penso che sia il problema sia piuttosto quello di riuscire a indicare qual è la condizione reale. Il che pensare dovrebbe soprattutto cominciare a definire la condizione reale delle cose, perché questa condizione reale delle cose non è affatto evidente, perché è mascherata da una sovrapposizione ideologica che non ci fa più vedere la realtà così com'è, no? La grande comunicazione, la spettacolarità delle cose, comprese la spettacolarità delle questioni politiche, all'eccessiva personalizzazione, no, della dimensione politica, sono tutti elementi che fanno in modo che non si riesca più a vedere qual è la verità delle cose, no? Io credo che il pensiero oggi debba avere soprattutto questa missione, addirittura, che è quella di dire la verità, no? Come stanno le cose, quali sono i veri rapporti di classe, chi comanda, chi ancora è costretto a ubbidire, chi veramente comanda, no? Che non sono quelli che la gente pensa, no? I politici che stanno in Parlamento, che non comandano assolutamente nulla, ma chi comanda sono le grandi organizzazioni internazionali che condizionano tutta la nostra vita,
è che esse hanno in mano il futuro. Non è vero, non c'è futuro per le persone semplici, ma c'è futuro appunto per queste grandi forze organizzate, no? Il Fondo Monetario Internazionale sa qual è il futuro, no? La Banca Centrale Europea sa qual è il futuro, anche se nella contingenza non riesce a gestire completamente i conti immediati, però sanno bene qual è il futuro. È il futuro di sempre, cioè quello appunto di classi dominanti che stanno lì e nessuno più le contesta, e appunto poi una popolazione disorientata che non riesce più a essere, a formare una soggettività politica, e in mezzo appunto questa crisi delle grandi forze organizzate, delle grandi forze politiche organizzate che non assolvono più alla loro funzione e che appunto andrebbero risvegliate, andrebbero trasformate, andrebbero rimesse in campo. Ma questa è un po' la condizione che io vedo, non è una condizione, diciamo, illuminante né entusiasmante, però credo che dobbiamo prendere atto delle cose così come stanno. Grazie anche al professor Tronti. Insomma, abbiamo avuto tre squarci interessanti, devo dire. Io provo a rimbalzare un po', far rimbalzare queste vostre proposte con una provocazione per ognuno, e poi lascerei la parola invece a voi del pubblico, se volete interagire proficuamente, perché le questioni sono tante, grosse. Beh, innanzitutto comincerei con questa questione. Al primo intervento porrei questa questione, che poi però è, come dire, ritorna in modi diversi anche negli altri interventi. Cioè, qui c'è, non solo qui oggi, questa sera qui, ma in tutto il festival un po', ma questi anni un po', c'è visibile, percepibile una difficoltà. Una difficoltà rispetto alla quale però a me sembra che spesso si corrisponda con delle esigenze. Con delle esigenze rispetto alle quali forse sarebbe opportuno riflettere un po'. Per esempio, Calzegna parlava giustamente di un pensiero, una pratica, in qualche modo, che riesca a rioffrire all'umanità, agli esseri umani, la possibilità di porre un altrimenti, lo dico così in modo molto generico, no? Facciamo fatica. C'è una visibile, percepibile fatica a dire cosa sia questo altrimenti. Si parla di, giustamente si è detto, bisogno di ridare centralità alla politica, no? Basta con l'economia che rende impotente il politico, no? Giustamente Andrea Tagliapietra poi ci ha invece proposto un'altra questione, no? Ma non è che per caso proprio questa volontà di perpetuare o comunque rianimare questa capacità di progettare il futuro sia il cuore dell'errore. Però insomma c'è in varie forme questo spaesamento, no? Ma qual è, che fare? Ti chiedono giustamente, dici, ma lei dice, ma faccio fatica a dire che fare, posso dire solo cosa dobbiamo pensare. Ma ci rendiamo conto, è sintomatico, è interessante questo. Si dice in vari modi che c'è bisogno di fare qualcosa, ma non si sa cosa si debba fare. E beh,
Io credo che, per esempio, chiedo a te intanto, se non si tratti di interrogare proprio anche questa indicazione di un bisogno di un nuovo antagonismo, della capacità di produrre, e se fosse anche questo un prodotto, un portato di questa storia che sta frantumando, sta franando, possiamo rispondere a questa frantumazione, a questa catastrofe con la semplice esigenza: dobbiamo ritrovare la forza di... Ma se è accaduto quello che è accaduto, io avevo cominciato chiedendovi, ma vi sono delle ragioni? E qui, invece di dire le ragioni, si dice sempre, spesso, troppo spesso, si enuncia l'esigenza, no? Se è accaduto quello che è accaduto, qualcosa deve essere successo, non è che le cose accadano a caso, no? Se questa volontà di catturare questo futuro, di ordinare i conflitti, c'è, emerge, viene riproposta, credo che sia molto importante chiedere in base a cosa è possibile progettare, prospettare una nuova forma di antagonismo. Chiedo a te. Io credo che sia importante in questa situazione cominciare a dire in un certo senso cosa fare, che poi significa poi cosa pensare e come pensare. Noi abbiamo alle spalle delle cattive tradizioni di pensiero, no? Hanno trovato spazio anche nel movimento operaio. Mi ricordo i vecchi dibattiti sulla coscienza che viene portata alle masse dall'esterno, tutta questa mitologia leninista. Io allora ero lussemburghiano, no? e dicevo e sostenevo, anche facendo politica, che l'organizzazione deve essere una faccia, una figura del movimento. L'organizzazione nasce da ciò che si muove, no? A livello di classe, non da una coscienza esterna. Ecco, allora io riprenderei questo nucleo di pensiero, un po' antico, consentitemelo, però secondo me estremamente attuale, e che quello che poi ho cercato di fare nel mio libro, cioè cercare di individuare nel presente e nella sua multiformità tutti i luoghi, tutti i momenti in cui vi è progettazione di futuro, tutti i momenti in cui la speranza si riapre. La riapertura della speranza. E allora, per leggere nel nostro presente questa riapertura della speranza, occorre veramente fare un grande gesto, io direi di, non sono cattolico, però la categoria forse piace ai cattolici, di umiltà. La chiamerei umiltà epistemologica. Cosa vuol dire umiltà epistemologica? L'umiltà di chi per mestiere pensa, elabora concetti, teorie, però è costretto, deve, secondo me, in questa fase piegarsi alla forza delle ragioni storiche, cioè far emergere i momenti di progettazione del futuro. Per esempio, rivolgersi al mondo giovanile, che è diventato un po' un topo, se ne parlava prima che cominciasse il dibattito, perfino noioso perché pieno di luoghi comuni, eccetera. Però individuare nell'area giovanile dei momenti di progettazione e di costruzione di futuro è estremamente importante, soprattutto per noi che facciamo il mestiere che facciamo, ma soprattutto direi per i politici, che dovrebbero porre orecchio a queste voci, e a questi movimenti giovanili e alla loro capacità di progettazione. Se noi non riusciamo a intercettare questa capacità di progettazione, siamo destinati a costruire concetti, teorie buone solo per noi, cioè servono a noi per parlare tra di noi, autoreferenziali si usa dire, cioè della serie intellettuali che si fanno pippe tra di loro e che non si rivolgono ai movimenti reali, a quello che i movimenti reali oggi propongono in termini di costruzione di futuro. E allora si potrebbero citare vari momenti, credo che però vada fatta una piccola premessa. La malattia della perdita del futuro, la malattia dell'assenza di futuro, ha un nome molto preciso in clinica psicologica, psicanalitica e psichiatrica, si chiama malinconia.
Io ho lavorato molto sulla malinconia. La malinconia è il tedium vitae dei latini, ecco, è la stanchezza, la incapacità appunto di progettare e di pensare il futuro che si chiude. Allora io credo che bisogna reagire alla malinconia proprio attraverso una capacità di rilanciare i momenti di progettazione di futuro, insomma, che passano dove? Passano attraverso vari livelli di movimenti giovanili. Ma io, per esempio, recentemente, 2 anni fa, sono stato in Brasile, sono stato colpito dalla grande forza che è riscontrabile, a parte questo paese che è abituato, a differenza di noi, al gioco delle differenze. In Brasile è normale, ecco, dialogare a partire dalla consapevolezza che quello che ti sta di fronte ha una storia diversa dalla tua, la pensa diversamente da te, è diverso da te. Ma non solo, la cosa che mi ha colpito in Brasile è come queste grandi storiche minoranze oppresse, schiacciate, spesso decimate nel corso della storia. Penso alla popolazione, io ho anche frequentato questa popolazione, abbiamo fatto dei lavori, delle ricerche assieme, i Guarani, i famosi Guarani, no? Ecco, allora, la lezione che ho imparato è che questa gente ha riorganizzato la propria cultura proprio per reagire a questa oppressione, a questo schiacciamento che il potere capitalistico produce, nel senso di negare l'apertura verso il futuro. Una difesa della propria cultura che non è un movimento regressivo, badate, perché è una difesa attiva che presuppone lo scambio con la cultura oggi dominante, non è un arroccarsi in una torre d'avorio. Ecco, per cui io ho visto veramente esperimenti, esperienze molto belle di giovani guarani che si misurano, sapete, io poi sono andato a fare dei seminari dopo aver visto i Guarani, frequentato loro per un paio di mesi nell'università di Rio de Janeiro, e ho trovato degli intellettuali che mi facevano le solite domandine da intellettuale, appunto, ma non si rendevano conto che questa qua è una realtà in fermento, in movimento, e che richiede una nuova intelligenza politica anche, no? Una nuova capacità di intercettarla, di intercettare questo movimento verso il futuro, che è anche un movimento verso l'ibridazione delle culture, cioè il dialogo che i giovani guarani stabiliscono con le altre culture è un dialogo che dà per scontata la possibilità di ibridazione, di mescolanza, di mettere assieme, diciamo così, la cielo azzurro con la pioggia. Il cielo vuole impedirci il futuro a questa conferenza, vuole togliere il futuro, ma noi stiamo qua imperterriti. Andiamo dentro lo spazio interno. C'è un passo. C'è. È molto ottimistica, molto. Adesso tu dicevi, no? È la sintesi pacificante. In realtà, sotto, che è stato sotto, questa è molto pacificante. Perché a parte che non voglio entrare con le tue eghe, non interessa, però insomma. È bene ricordare che la sintesi hegeliana è l'annullamento della tensione, comunque, a prescindere che non ce ne frega niente, quello che sta sicuramente Hegel, ma la famiglia è il luogo delle cose più oscene, regno della vita, del matrimonio, e non pensiamo che sia solo per mantenere gli adesso ci sono casi di tonali, giustamente, sono casi complessi, casistica è. No, ma per dire, poi dopo spesso le persone che, adesso lo dico qui, che non lo nego, però, molte persone che parlano, che si esprimono in questa direzione bellissima, apparentemente, cioè, non apparentemente, bella, poi in realtà, proprio figlio è nella scuola dove ci sono troppe etnie, hanno
perché sì, no, bellissimo, però poi insomma ci sono problemi, si rallenta il ritmo di studio, sì. Lo metto nella scuola buona, privata magari, però è giusto. Allora, qui usciamo dall'ipocrisia, insomma, no? Il conflitto è bello, sì, siamo d'accordo, è creativo, sì, ma non è solo questo, è solo questo. Allora, rispetto a delle questioni che rimangono non sette nel suo bel discorso dell'altro, chiederei ad Andrea di confrontarsi a questa cosa che invece parlava diversa, no? Dire attenzione, qui i modelli che proponiamo alla fine perpetrare lo studio rispetto alla cultura che dobbiamo confrontare, ma comunque quella. No, io credo veramente che la domanda che tu hai fatto all'inizio riguardo il caso di questo, noi non abbiamo risposto, è vero che abbiamo risposto in prospettiva, però almeno nel mio tentativo di risposta c'era il tentativo di alludere a quella che è anche il caso. Cioè, se noi sappiamo e abbiamo un'idea chiara di che cosa abbiamo attraversato come avventura culturale umana e delle culture che formano la cultura umana, ci tengo a precisare che quando parliamo di cultura dobbiamo sempre presentare. Aggiungere che ce ne sono più di una, perché altrimenti c'è un'altra. Solo gli esseri appunto che hanno soltanto un modo o delle modalità di farci, non hanno cultura, anche se è molto sofisticato il modo di vivere la natura, però non è che cultura è più complesso di natura. Ma diciamo che uno degli elementi che distingue il termine cultura, il termine molto generico, c'è il fatto che ce ne siano molte, ma non c'è una cultura e c'è la cultura, e ce n'è una sola, c'è natura, nel senso che è tutto uguale. C'è una tendenza nel mondo in cui viviamo a questa uniformità, no? Ci sembra bello, no? Ci sembra bello il pianeta, l'uomo si faceva le guerre, si combatteva, eccetera, e alla fine siamo arrivati a un momento in cui uno Stato mondiale, un'unica cultura, un'unica lingua, magari, eccetera, come un progresso, no? È un progresso. In realtà è la naturalizzazione di uno, cioè la creazione di un essere che non c'è ancora, che non c'è mai stato, ma che porta a compimento qualcosa. Allora, la domanda che dobbiamo porci, Trumi è andato via, ma ha avuto coraggio di pronunciare una parola che per certi versi ormai, per paura o forse di inattualità, ma anche per una specie di pudore politico, di cosa c'era uno sconcio, una parola che quando si pronuncia bisogna sempre guardarsi perché ci sono gli esperti che hanno vissuto una stagione in cui questa parola aveva un significato contestuale, quindi il capitalismo della politica significava quello, eccetera, e se uno dice capitalismo e non rispetta i Vangeli in cui capitalismo si diceva, improvvisamente ci sono discussioni lunghissime, interessanti, belle, è bello sempre, diciamo, produrci in questa cosa meravigliosa del linguaggio, però magari facciamo poesia invece che parlare di delle parole del capitalismo, di senso, eccetera, le varie correnti, le divisioni. Perché il capitale non dice altro che nella maniera più raffinata una cosa, Tronti l'ha detto in una maniera che se sta qua e dicevo bene, mi fa piacere l'ha detto. Cioè, ha detto all'inizio la modernità, il progetto della modernità è stato colonizzato dal capitale. No? Ecco. Ma cos'è che viene colonizzato di solito nella esperienza dei viventi? Noi veniamo colonizzati da due specie di esseri. I virus e le cellule cancerogene che hanno questa caratteristica, virus e cellule cancerogene, che non hanno futuro. E io discuterei sul fatto, lo diceva Tronti, cioè che i capitalisti sanno e hanno un futuro, ma non ce l'hanno perché non hanno neanche una nascita, un modo, sono atemporali, non sono organismi, solo gli organismi hanno una proiezione temporale, nascono, vivono, muoiono, quindi possono avere un passato, un presente e un futuro. Il capitalista è, diceva già Marx, una dramatis persona, cioè una maschera del capitale. Questa cosa che sì, guarda che bella espressione, una metafora, è particolarmente vera oggi, in cui il capitale è realmente un meccanismo, possiamo usare un'espressione diversa dalle solite, è un'intelligenza collettiva, ecco, che a prescindere dalla vostra, dalla nostra, dall'autocoscienza dei singoli capitalisti, eccetera, così procede. Ma questa intelligenza ha un'antica storia. Cioè questa intelligenza non solo colonizza, e per colonizzare deve trovare una predisposizione,
un virus non attacca un organismo che non è compatibile con la sua struttura, per questo non ci prendiamo alcuni virus, ce ne prendiamo altri che sono in comune con altre specie. Non ci prendiamo virus dal cane, ma ce lo prendiamo dal gatto, per esempio. No? Ecco. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi veniamo colonizzati come moderni dal capitale perché c'era una predisposizione di questa cultura umana, delle culture umane, in particolare della cultura occidentale. La cultura occidentale, io mi occupo di storia delle idee, quindi insomma in qualche misura mi sto facendo una schematizzazione, ma se non facciamo una schematizzazione non capiamo neanche in che senso bisogna realmente rovesciare il tavolo. La cultura occidentale tende in quel fenomeno che noi chiamiamo razionalità occidentale e che diventa un vanto, una colpa, eccetera, nel momento in cui la cultura occidentale si confronta con altre culture, no? Noi siamo i razionalisti, non siamo quelli. Cosa una volta con Di Predi ho fatto una discussione sul fatto se la matematica fosse occidentale. Come? Una parte consistente del pensiero matematico è occidentale. Certo, poi ci sono i numeri indiani, però lo zero, cosa, qualcuno può appellarsi a queste cose, però è vero che noi abbiamo Euclide, era un greco che condivideva l'orizzonte del logos greco. Poi appunto la matematica come struttura del mondo e struttura della tecnologia non è un valore indiano, cinese, eccetera, così, è un valore occidentale, anche se oggi è un valore che condividono tutti e chiunque direbbe mi piace andare a messa oppure andare in moschea, eccetera, così, però quando sparo un missile da Gaza o viceversa uso la stessa balistica e quindi la matematica che hanno in comune tutti, che è occidentale di formazione. Perché cosa c'è di occidentale in questa cosa che non è universale ma occidentale? Il fatto che questi processi della razionalità tendono a rendere automatico il comportamento. Cioè la razionalità è qualcosa che induce nei momenti in cui c'è una questione decisoria a non dover decidere perché automaticamente indica una via. E il grande sviluppo della cultura occidentale, prima della modernità, ma poi sempre più velocemente dopo la modernità, è stato quello di produrre una serie di procedure, di operazioni sul mondo già predeterminate, per cui non serviva scegliere e quindi diventava sempre più angoscioso quel poco che bisognava scegliere. E questo è il paradosso, perché più noi pretendiamo sicurezza, più siamo insicuri. Più determiniamo le cose, più vorremmo che quello che resta ancora lumicino ci fosse indicato. È qui che si inserisce il virus. Il virus si inserisce nel momento in cui il progetto della modernità sembra rendere autonomo e autosufficiente l'uomo assoluto, l'assolutizzazione dell'uomo, è un'espressione che usano sia Blum e Margherita Marta, due grandi filosofi, uno morto nel 96, l'altro ancora vivente, tedeschi. Questa assolutizzazione dell'uomo vuol dire che l'uomo non ha più bisogno di Dio, a un certo punto questa cosa di Dio neanche, non solo le idee prendono il posto di Dio, ma addirittura le procedure matematiche. E il capitale è di una semplicità disarmante, è una procedura che si incista nel corpo della cultura umana, delle culture umane. Progressivamente oggi stiamo facendo questa scoperta che in alcune parti del mondo culture non occidentali, almeno in formazione, la cinese eccetera, si adattano benissimo al capitale. Quindi il capitale è capace di entrare in organismi i più diversi e di farne uso, ma questo uso che il capitale fa va tutto nella stessa direzione, quello di produrre che cosa? Proliferazione, come le colonie cellulari malate e come il virus proliferano. Ora, l'inganno, ed ecco la colonizzazione, in che senso forse Trump intendeva quel fatto di abbiamo invaso, no? Siamo stati invasi da questo virus. Questo virus ha colonizzato e noi per un certo periodo, questo è durato qualche secolo, abbiamo creduto che la crescita, lo sviluppo, il benessere dell'Occidente, l'espansione economica, il mercato, tutte queste cose fossero al servizio dell'individuo che si affermava, che acquisiva diritti, che si sviluppava. Ma i diritti economici, per esempio, la proprietà, tutte queste cose di cui abbiamo discusso, di cui si anima la politica dentro cui siamo, servivano al capitale e per questo il capitale li ha alimentati, li ha prodotti, li ha fatti maturare. Oggi siamo disarmati contro questa struttura, perché? Perché questi mezzi con cui noi vogliamo controbattere sono i mezzi che il capitale ha fatto sviluppare.
fare crescere perché gli servivano, sono suoi non sostanziali. E ripeto, faccio questo discorso storicamente parlando di modernità e capitale, ma si potrebbe fare in maniera molto più, diciamo, teoretica, sviluppandolo nel senso appunto di che significato ha la razionalità logica per l'Occidente e in che senso invece le logiche alternative o addirittura la non logica. Sta di fatto che oggi ci troviamo in una maniera a vivere una situazione ancora più trasparente rispetto a quella dell'Ottocento, quando Marx scrive il Capitale e decifra una certa fase di questo sviluppo del parassita globale che si chiama capitalismo. Cioè una fase in cui ho sentito parlare di classi. Beh, è vero che è una produzione ideologica quella di aver oscurato l'esistenza delle classi in una fase abbondante del Novecento. È anche vero che però il fenomeno di diciamo dissoluzione delle classi sta all'interno di questo sviluppo del parassita capitale. Il parassita capitale si differenzia e quindi produce, diciamo, delle differenziazioni di classe sensibili quando è in una fase, una sua fase storica, quella dell'Ottocento, la borghesia, il proletariato, le cose eccetera, la fase attuale. Ma voi mi guardate Bill Gates o quell'altro coglione che ha fatto Facebook, quella roba così, che quando vengono con quelle faccette là, e pensate alla borghesia voi, pensate alla borghesia, ma nulla ha a che vedere con la borghesia ciò. Tra lui e un qualsiasi ragazzotto del ghetto non c'è una differenza di stile di vita, di coscienza, di cosa. E dovremmo reintrodurla come? In che modo? Se il loro stile di vita e la loro modalità è la stessa. In realtà l'azzeramento delle differenze sociali, di classe, di sesso, di cosa, tendenza a uniformare, è il capitale che sta operando e sta facendo bene il suo lavoro. Quando io sento le differenze, Gazzinia che discorre delle differenze, ma che differenze ha prodotto nell'Occidente il capitale? Quando noi guardiamo per esempio le conquiste femminili, siamo tutti d'accordo, la liberazione della donna eccetera, ma alla fine fino a che punto questa liberazione era in realtà efficiente per il capitale? Siamo andati, quando cominciava a non essere utile, rallenta, cioè il capitale si è impadronito di noi e ci sta facendo fare le sue cose. Allora, come reagire a questa cosa? La differenza non può essere ci mettiamo, diciamo, un collettivo, cosa, reagiamo e basta, così, perché realmente resteremo all'interno anche il dir di noi, il reagire, eccetera. Se non è radicale, se non mette in discussione questo procedere, allora è chiaro, nel capitale c'è un interfaccia con quello che noi siamo e con quello che sono le culture, cioè, che si chiama, alcuni filosofi l'hanno chiamato volontà di potenza, no? Volontà di potenza. È una metafora, no? Come sempre, forse appunto è qualcosa che ha a che fare con un elemento di dominanza della nostra esperienza ed esistenza. Sta di fatto che lì si colloca, perché appunto il proliferare del capitale, che è un proliferare autosufficiente, un proliferare infinito, quando ci sono alcuni idioti della scena politica che dicono la crescita infinita, no? Bisogna il capitale 2% annuo, tutti i sistemi economici al minimo 2%, uno comincia a fare un minimo conto e vede un pianeta che esplode sotto questa autoproduzione distruttiva. In realtà, appunto, il capitale prolifera, è come queste cellule, come questo virus, colonizza, e come il virus e le cellule cancerogene, non gliene frega nulla di quel principio che già Tommaso Aquino enunciava, cioè che l'essere desidera essere sempre e che quindi in qualche modo c'è l'autoconservazione degli esseri, perché non è un organismo, quindi non ha una, diciamo, forma di autotutela, continua a distruggere. Per opporsi a questo bisogna cogliere che il punto di capitale si innesta nella nostra cultura, nella nostra vita, nella nostra umanità. E questo, diciamo, gancio è appunto questa idea, questa fascinazione che nella modernità esplode nella massima. Il massimo grado, mentre per esempio nelle culture antiche non è così, nelle culture non europee non è così. Cioè quella che noi in qualche misura possiamo crescere sempre. Possiamo svilupparci sempre, non siamo esseri a termine. Ecco, una bella consapevolezza.
il capitale è infinito, è un cristallo, come un cristallo non può morire, no? È minerale, si riproduce come i cristalli di zucchero quando si asciuga la soluzione, si cristallizza e fanno le loro belle geometrie. È una struttura geometrica che Marx ha descritto come una stilistica quasi cristallina, appunto. Noi dobbiamo semplicemente introdurre questo elemento di contraddizione nettissimo e radicale. Noi, inutile ci illudiamo, siamo esseri a termine. Il capitale non ha termine. Questa è la contraddizione. E questa è la contraddizione fondamentale che noi misuriamo quando parliamo che non abbiamo futuro. Certo non abbiamo futuro, perché noi siamo esseri a termine. Quindi avremo un limitato futuro. Prima o poi, come diceva Keynes, no? In lungo periodo saremo tutti morti, no? Quella frase che adesso diventa rivelativa di tante cose, anche dell'economia. E quindi, di fronte a questo, non ci sono sirene, non ci sono persuasioni, eccetera. Questa è il fronte di resistenza. Noi siamo esseri a termine e tutte le cose che sottolineano questo sono momenti di resistenza. Ma questa è la resistenza che parte sin dall'inizio, perché ciò che la tradizione in cui siamo ha perseguito dai tempi di Platone, dai tempi poi del cristianesimo, eccetera, se vogliamo fare una storia di idee che la possiamo costruire, è quello appunto dell'idea che noi siamo eterni, che noi in qualche misura possiamo sopravvivere alla nostra morte, che quindi ci sarà un'altra realtà, eccetera. Questi sono fedi, no? Forme di fede. Il capitalismo non fa altro che immanentizzarle e tradurle in questo gioco globale della produzione per la produzione, della crescita, dicono loro, della proliferazione, dico io. Questo aggancio simbolico è quello che al di sotto sprostate tutte le complessità dell'economia che non sono assolutamente più chiare oggi. Cioè oggi gli attori economici, c'era una consapevolezza di come funzionava il meccanismo del capitale, più capitalista della fine dell'Ottocento, del 1900, ben più elevata di quanto mi assumo la responsabilità, possa esserci nella testa di Mario Draghi o di qualcuno di questi personaggi che determinano la nostra vita. Loro fanno, ripetono, perché ormai il capitale muove, sono scimmie del capitale, non fanno altro che ripetere la stessa cosa. A queste persone si contrappone proprio il fatto che ci sono le popolazioni a termine. Le popolazioni a termine subiscono dal capitale in forma individuale, in forma di popoli e di comunità, continua violenza, quindi non è questione del futuro. Su questo si gioca la fondazione di una nuova politica. Quando io prima parlavo di aver cura, di prendersi cura, non è che stavo teorizzando la questione che non si tratta solo di guarire, di curare, eccetera. No, ma prendersi cura è un momento fondamentale di un essere come quello. Come l'essere umano, noi ci prendiamo cura spontaneamente di tante cose, siamo quegli strani animali che adottano animali di altre specie, che se ne prendono cura, che coltivano non solo per un puro sfruttamento della terra, ma anche per una ragione estetica. Ci sono nella esperienza umana delle aperture poderose rispetto all'homo curans. Questa cura è, se volete farvi un'idea, è molto semplice. Quando voi dite ho paura, no, questa è una percezione chiara su cui si basa l'idea di futuro, ma il futuro è qualcosa che arriva, io ho paura di, no, paura di che cosa? Di morire, ho paura del dolore, ho paura chi? Io ho paura di che cosa? Qualcosa che viene, soggetto della paura, oggetto della paura. Ma la parola paura si usa anche in un altro modo ed è quello che dobbiamo imparare a declinare bene. Ho paura per. Io ho un figlio di 8 anni, è chiaro, se va fuori, si mette a correre, ho paura per lui che va sotto una macchina. Questa paura, voi pensate che sia meno angosciosa dell'altra, che sia meno efficace? Questa è una paura, però non è centripeta, non è basata su un soggetto che dice ho paura di qualcosa e ho paura per me, no? Ma ho paura per l'altro. E questa paura è esattamente il significato della paura. Bisogna avere paura, e questa paura, l'esempio del figlio è naturale, tutti noi, persona che abbiamo paura per, no, si estende, e questa è la cosa clamorosa della nostra antinatura rispetto a quella in cui si incista il capitale, che ci isola, ci rende uomini chiusi, egoisti, no? Ecco, quella paura per si estende, se io sto fuori e non ci penso, vedo un bambino attraverso la strada, lo prendo, non è mio figlio, chi ha il nero, il bianco, il giallo, eccetera, lo salvo,
questa reattività, la paura per, ed è la stessa che io provo quando ammazzano un'orsa per una cazzata come quella che è successa e tutti gli italiani hanno assistito. Noi abbiamo avuto paura per l'orsa quando se ne andava e poi abbiamo provato compassione per quello che è successo. Questi sentimenti vogliamo per un essere di un'altra specie addirittura, ma lo stesso lo proviamo per le foreste che vengono tagliate, per gli alberi. Questa paura per, la paura per è cura, questa è la cura, non quindi non la medicina, cioè, la medicina ovviamente è una forma della cura, ma è specifica. Questo prendersi cura, aver paura per, e oggi oserei dire il centro politico di un mutamento antropologico, perché l'uomo che è nominativo e pensa solo in termini di paura di progetto di lo faccio io eccetera, è già colonizzato. Anticamente era colonizzato dal logos, oggi è colonizzato da vari secoli dal capitale. Sono forme di automatismo, in modo da non essere liberi. La libertà è data dal dativo, a me. Mi capita che cosa? Di essere in questa condizione, di come prendermi cura. È una questione di reazione che arriva dopo. Io appunto, leggendo Foucault, io in questo ci leggo la soggettivazione rispetto all'assoggettamento di tipo nominalisti. E questo aver cura del mondo è il centro di ogni possibile futura politica. La politica non può che essere questo, cioè prendersi cura del mondo, perché? Ma è ovvio, il mondo è limitato. Il cancro o il virus capitale ha un meccanismo di proliferazione illimitato. Quindi la contraddizione è sotto gli occhi di tutti. Ma chiunque di noi è ancora in grado, con questo semplicissimo pensiero, di capire perché siamo sull'orlo del disastro. E quindi di passare dalla parte della produzione compulsiva, oserei dire, alla parte della cura. Io la vedo così. Solo se si ha cura, in questo senso io penso che la cura è anche cura del tempo, cura del tirarsi indietro, cioè esercizi che possiamo fare solo a partire di ciascuno di noi, perché non è che si improvvisa questa cosa, è un esercizio, è una pratica, e questa pratica è appunto qualcosa che in un momento viene inerzialmente di fare, un attimo, anche questo, questa invadenza compulsiva della rapidità, no? Su cui con Fusaro abbiamo lungamente, e lui ha scritto anche un libro su questo, la fretta, voglio far presto, eccetera, cioè, e funziona subito, c'è da far questo, c'è da quello, cioè, se tu devi morire, goditi il tempo, non c'è il tempo fuori di te, tu sei il tempo, il tempo pulsa nelle tempie, lo abbiamo noi, non è nelle stelle. Saramago, in uno splendido passaggio di uno dei suoi romanzi, dice: quando io mi guardo nel fiume, il fiume di Eraclito, il fiume di tutti i filosofi che dicono che tutto scorre, eccetera, Zerino, l'essere che scorre, divenire, l'essere che c'è resta, eccetera. Io vedo un fiume, io vedo una roba che scorre, ma che resta. Mentre io, se sembro fermo, sto passando, dice Saramago, in questo splendido passaggio. Il tempo siamo noi, quindi riprenderci il tempo che siamo significa non solo disalienarci. E quanto tempo, il tempo e denaro, cioè quanto la questione del tempo sta fuori è consustanziale al virus del capitale. Se noi pensiamo che il tempo è fuori, che si può misurare, che la misura lo danno di orologio, eccetera, siamo già con il capitale che è dentro le nostre vene, che ci ha pervaso, siamo già colonizzati, altro che Ebola. Se invece noi cominciamo a pensare, noi siamo tempo, è cosa che devo sprecare il mio tempo, è cosa che c'è fretta, un attimo, c'è tutto il tempo che abbiamo. C'è tutto il tempo che abbiamo. E così anche a questi l'orario di lavoro, sempre più, io lavoro 60 ore, io 70 ore, io lavoro anche se non faccio nulla, però sto al posto di lavoro e quindi lavoro. E allora questo tempo compulsivo, la mattina, la sera, eccetera, mi dà l'importanza di quello che faccio. No, non esiste. Alienazione pura, ma è un'alienazione che ha una struttura realmente intima nelle nostre vite, che è ben al di là di una semplice denuncia dell'economia, della critica, eccetera. Qui veramente la critica filosofica, se è così radicale e se riguarda i nostri corpi, è a monte di tutte le altre disciplinari suddivisioni. Perché corpo siamo prima di ogni altra cosa e immancabilmente tutti noi siamo corpi. Devo dire, i filosofi ci dicono che la parola tempo deriva
da temenos, temne intagliare e quindi circoscrivere, misurare, no? È bellissima perché è là fuori ed è esattamente quello che facciamo quando misuriamo una proprietà, quando vendiamo una casa, un terreno, una cosa. Temenos, non è vero? Nulla. Tempus deriva da tempora, le tempie, dove si misura il battito cardiaco nella medicina fino al 1700. Quella è la radice del tempo. Tutte quelle panzane, taglio, coso, atropo, che taglia la parte, eccetera, sono cose che servono a esteriorizzare il tempo, a abbandonare la durata per la misura spaziale e quindi, rendetevi conto, tutte le metafore che i filosofi, i economisti, il pensiero, l'astronomia, eccetera, usano per spiegare questa cosa che Agostino, un grande pensatore, diceva appunto: quando non me lo chiedono, lo so cos'è il tempo. Quando non me lo chiedono, quando me lo chiedono, non riesco a rispondere. Quando non me lo chiedono, lo so. Ma perché quando non me lo chiedono lo so? Perché lo sento, no? Lo sento. Tu sei me, sono io il tempo, io sono tempo, come dire, no? Se me lo chiedono, cos'è il tempo? E come lo spiego? Con lo spazio, con quello che sta fuori, con l'esteriorità. Questa noce del tempo è il luogo dove si attacca il virus del capitale. Tutto il nostro tempo è fuori, tutto è fuori, tutto è misurabile. Invece c'è un dentro che non è un dentro misterioso, non è una soggettività intima, fondamentale, ma che è comune a tutti i viventi. C'era un bel piandino che ascoltava paziente, non cane. Il suo tempo c'è ed è diverso dal mio, molto più accelerato il suo. Lei che cosa più lento per poterlo condividere meglio. Con certi animali non riusciamo a condividere l'esperienza, tipo la zecca, perché? Perché hanno un tempo accelerato, vivono molto meno di noi. Non riusciamo a trovare comunicazione con certi esseri di altre specie semplicemente perché hanno quasi lo stesso tempo. Infatti gli animali domestici vivono meno di noi, però vivono abbastanza per avere una relazione. Sarebbe difficile avere una relazione con un essere che vive solo due giorni, come è molto difficile avere una relazione con un essere che vivesse secoli. È il tempo che ci dà la possibilità di avere una relazione. Quindi bisogna rovesciare la percezione dell'essere, è esattamente il fatto di essere tempo. No, 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 cioè, ci vuole. Bisogna essere chiari qua, non si intende la cura come intende l'iceberg, non è una cura fuori dal tempo e dallo spazio, fuori dalla storia, è una cura storicamente determinata. Ogni situazione, ogni popolo, ogni cultura ha la propria gestione della cura, la propria visione della cura. Allora io torno al discorso, perché non accetto il fatto di avere prospettato una situazione irenica e ottimistica, no? Cioè, anzi, il gioco delle differenze può essere un gioco tragico, che porta anche conseguenze tragiche e in qualche modo nascoste. Però il gioco delle differenze è fondamentale per poter, per esempio, il discorso che io prima citavo, la cultura dei Guarani, questi qui sono collocati nel cuore del pianeta. No? E la loro difesa, per esempio, della foresta amazzonica il tipo di antropologia e di filosofia che loro hanno elaborato a partire da questa difesa, una difesa che ci riguarda tutti, perché la distruzione della foresta amazzonica è la distruzione delle fonti dell'equilibrio della biosfera. Ecco, allora noi dobbiamo, io credo, inserirci intelligentemente all'interno di questo variegato panorama in cui ogni cultura produce, i Guarani producono la loro, che secondo me è esemplare, la loro idea, la loro pratica della cura, che è una cura di sé, degli altri e dell'ambiente, dell'ambiente circostante e del mondo inteso nella sua faticità, nella sua materialità. Io credo che questo sia un grandissimo insegnamento, c'è una poetessa candidata al Nobel, chiamata la poetessa dell'Amazzonia, no? che ha costruito una poetica sulla difesa dell'aria, ha fatto meglio di qualsiasi filosofo, questa difesa delle origini stesse, della possibilità stessa di sopravvivenza della nostra biosfera.
Però qua, questo discorso qua, implica sempre e comunque il confronto tra le culture, il contro il confronto, anche lo scontro tra le culture. Cioè non possiamo pensare noi come soggetti filosofici di impostare un discorso del genere, non tenendo conto di come le varie culture affrontano il tema e di come anche alcune culture la distruggono. Perché quello la nostra cultura distrugge la cura. Io per esempio sono occupato della quello che una volta l'Occidente veniva chiamato il mangiscietto della malattia del freddo, aperto per la cultura la mano. Ecco, la nostra cultura si è ridotta, qua occorre fare un'analisi molto precisa, io l'ho fatta, lavori, eccetera, si è ridotta a ricorrere al farmaco, no? Come elemento discriminante per una buona cultura. Il farmaco, come dice il mio amico e mentore Fausto Petrella, è un assolutore simbolico della persona, una bellissima definizione di Fausto Petrella. Cioè, io vi do il farmaco, tu sei psicotico, vi do le due parti, ti do il farmaco, ti metto quieto, e questo mi toglie dalle guai. Non sono obbligato ad avere la stessa cosa, però non c'è il farmaco. E non hai risposto. No, ma sì, però viene considerato la quinta essenza della cura, secondo una visione meccanicistica che è tipica di una certa cultura medica, la quale non ci può fare niente. Allora, il problema anche qua è uno scontro tra culture diverse della cura. E non possiamo impostare un discorso del genere bypassando la necessità di questo scontro, la fisionomia di questo scontro, quali sono gli amici, quali sono i nemici, e qual è il campo di battaglia, dove si gioca la battaglia. Non so, io, queste qua sono cose che ogni cittadino, ognuno di noi, ognuno di voi è dentro a questo tipo di scontro. L'uso che è stato fatto, l'uso criminale degli altri psicotici, no? All'interno della psichiatria contemporanea è un continuo, insomma, no? Cioè la risoluzione chimica del problema del disagio tutto viene risolto, viene delegato alla chimica, e questo è veramente l'emblema, un po', se volete, di una società come la nostra che ha espulso la cura proprio orizzonte. Quello che lei dice è perfettamente congruente col fatto che se il virus è il capitale, e se il capitale induce a questa forma anche tante conquiste, no? Cioè universalismo, i diritti, eccetera, e si mette a discutere di tutto, ma per avere una cultura della cura e un rispetto delle culture, andiamo ai guaraní. I guaraní riescono ad avere quel tipo di idea di cura, eccetera, perché non hanno psicofarmaco, eccetera, perché lo psicofarmaco li assolve, no, dal rapporto di cura. Ma quanta cura noi possiamo fare? Abbiamo un corpo, abbiamo la nostra possibilità di relazionarci agli altri, eccetera. Io mi posso prendere cura. Quanti amici puoi avere su Facebook? 5 milioni, no? Quanti amici hai in realtà? 1, 2, 4, 5, eccetera. Cioè, la cura riconduce a un limite spazio-temporale centrato su di noi, sulla nostra esperienza. Allora, non ci può essere universalità nel senso, appunto, del medico che lo stesso farmaco cura tutti, potenzialmente tutti gli esseri umani. Questa concezione, che per il farmaco ha un valore, appunto, pratico di applicazione, è la stessa cosa che possiamo dire per i concetti. Ci sono alcuni concetti, valgono per tutti, li pongo. La questione della cura parte dal basso, siccome è insita nella nostra struttura temporale, cioè nel fatto che noi siamo esseri a termine, e il tempo nostro è un tempo a termine, ecco, non può essere una questione di culture. Infatti i guaraní, ma altre culture, la vivono allo stesso modo la cura, con variazioni abbastanza limite. Quelli che colonizzano e rompono i coglioni a tutta l'umanità sono gli occidentali, e guarda caso, quando il virus del capitale è entrato in Cristoforo Colombo piuttosto che un altro, e sai benissimo che l'espansione iniziale del mercato è coincisa con, appunto, le scoperte geografiche, con l'evangelizzazione, ma anche la
quel tipo di evangelizzazione quanto dipendeva dal cristianesimo e quanto invece era alimentata strutturalmente dal capitale che si espandeva, cioè sempre dallo stesso benedetto virus. Cioè dobbiamo cominciare a lavorare sulle nostre individualità e sulle nostre esperienze per capire quanto è virale questo virus. Pensate a internet, che adesso tutti noi abbiamo qua il cellulare, che naviga, che roba, cioè, quanto questa puttanata di internet sta dando un'immagine completamente distorta e assolutamente impropria dell'esperienza culturale. Perché? Perché uniformizza, non distingue, rende abbastanza confuso, non è affidabile, appunto rende un'illusione di onnipotenza, un'illusione di onniscienza, indebolisce la pratica della lettura, tutte quelle cose che vediamo intorno a noi, e non a caso, subito, l'Europa, il Fondo Monetario, quando si occupa di istruzione, dice a tutti un tablet, ma pensate che un bambino che deve cominciare a usare le mani, che sono una parte della nostra intelligenza fondamentale, deve strisciare su un coso e non imparerà mai a scrivere. In America introducono all'università dei corsi di scrittura, dice, per scrivere opere, no, per imparare a scrivere con la mano, perché non riescono più a scrivere con una penna, con un qualcosa di materiale. Questa dematerializzazione va nella direzione dell'uomo? Senza dubbio no, perché credo che molti di voi siano convinti, spero, che questo corpo qua non potremo disfarcene tanto facilmente per portare dei cervelli dentro un contenitore. Allora hai capito che se tu parti dai corpi, parti da un luogo comune, delle culture che conducono verso differenziazioni, ma a partire da questo, mentre dall'altra parte c'è una grande differenza, la cultura occidentale nel suo modo di svilupparsi, cioè la cultura che adesso potremmo dire viralmente ha occupato il pianeta, la globalizzazione, è la cultura del capitale. Dire globalizzazione, dire capitalismo, sono sinonimi. Allora, quello che tu dici, cioè la conflittualità, è data se noi prendiamo una differenza fondamentale, e questa differenza c'è solo se tu pensi una vera rotazione antropologica. Cioè, mentre invece il capitale lavora a un uomo completamente asservito a questi, diciamo, potremmo dire, recettori del capitale che abbiamo sommariamente indicato, in realtà si tratta ancora di resistenza esattamente su tutte quelle cose che quotidianamente ci dolgono, perché il capitale le percuote. Corpi che invecchiano, che si ammalano e che vengono ignorati dal processo del capitale. Quando il capitale si ostina sulla salute, ma pensate che sia soltanto per fare quello che fa bene il capitale, cioè i profitti, si ostina sulla salute anche perché l'ideale del capitale è il produttore che non si ammala mai, che e su quello lavora la fabbrica della salute. Quando uno invecchia, comincia a ammalarsi di una maniera un po' troppo seria, quando appunto ha turbe, cose eccetera, si ammazza con i farmaci, con le cose, oppure non si fa fuori. E lo si guarda fuori sempre. Fermi. Abbiamo cura per il pubblico, perché sennò qui. Fermi o perché sennò. Attenzione, ci sono delle domande, è tantissimo. Vi dico solo una cosa, che poi gli autori che non lo sanno sono disponibili a firmare libri, e diamo subito la parola a Tommaso Marino, che farà una domanda per chi è che vuole parlare? Dopo una parola, se possibile. Lui, sì. Un altro, diciamo tre, numero tre anni, potrei va bene. La risposta è breve. Tre, perfetto. Io chiedo scusa per la prevaricazione di cui sono. Nella foga del discorso abbiamo dimenticato il fatto però fondamentale che abbiamo detto. Fino a un po' di foga, anche un attimo, non mi chiedere. Vabbè, dai, sarò velocissimo. Per una domanda, se potevo ripetere, ed è questa. Siccome non è stata aspettata, è stata aspettata seriamente, ma io l'ho percepita in maniera tutta, siccome non sei così impegnata in maniera psicologica, quindi si chiama casa, e l'ho percepita io come... diciamo intestamento. E allora mi piacerebbe fare due domande. Da un lato il fatto se dire, anche se vuoi veramente fare un passo indietro, avremo una cura, se anche questo poteva essere inteso come una scelta, una decisione, una volontà, e quindi in qualche modo parlare di una verità. Dall'altro, siccome è stato detto e prospettato questo da lei, proprio in relazione a quasi un giorno, siamo di fronte a questo scenario. Quindi oggi cosa succede? Che dobbiamo prendere atto di questo,
quindi fare un passo indietro e cura di sé, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo la necessità di sembra la figlia di questa questo riflettere sulla situazione di prima, lo penso di meglio, come se fosse paradossalmente anche questo sulla decisione di un atto di violenza, per di più necessitata perché sono di fronte a figlia di uno scappo, che peraltro potrebbe essere temporale o apparire in maniera di tutto così fuorviante rispetto magari alla sua mera diligenza. Questa è la domanda. No, facciamo un'altra domanda, che poi potete, se no, alle 9. Dov'è il nostro amico? Chi? Allora. Ma, allora, mi rivolgo a Maria Pietra, ma anche, essenzialmente, anche a tutti che hanno dato. Cioè, nelle vostre relazioni c'è una cosa che analizzavo tutte e tre, di rifare, mi sembrava, no? È stato discusso tante volte, è stato anche se tentato di dare una risposta, ma il problema che io mi pongo, questo perché c'è questo problema del che fare così angoscia? Si potrebbe dire, non si fa, perché dobbiamo porsi in una maniera forzosa il che fare. No? Se il che fare che abbiamo fatto ha fatto quello che ha fatto, il problema è di sospendere un attimo, di ripensare sopra la cosa e vedere che fare faremo, visto considerato che se anche facciamo più delle volte possiamo anche di danno, quasi quasi meno stagione. A questo punto però se ci fermiamo è una scelta, perché giustamente Aristotele diceva l'uomo che fa e anche che non fa. Anche il non fare diventa una questione politica, se vogliamo. Questo non fare, questo momento di sospensione all'interno della nostra storia ci permette di capire, di riflettere sulle cose che diceva. Potremmo può essere un che fare tranquillo, non conflittuale come diceva giusta, non che fare di lotta, operiamo questo termine, no? Ma questo non fare vuol dire che dobbiamo rivedere l'occidentale, il capitale. Ma se vediamo il capitale, come lo rivediamo? Come lo vede giustamente Fusaro dentro un altro Marx, il capitale che parlavi tu, qua giustamente ha ragione Tronti quando che dice nel suo operaio capitale, no, noi dobbiamo discutere di marxismi, perché discutere di Marx è un'altra roba. Evidentemente qui il danno è stato fatto dai marxismi più che da Marx. Allora noi dobbiamo riflettere su questa cosa per capire a chi in fondo, e finisco, sulla cosa che dicevi tu che mi trovi in parte d'accordo, in parte no. Tu quando parli del capitale mi trovo perfettamente d'accordo, ma lo esalti come fatto negativo, esaltandolo in quella maniera che fai tu, diventa una cosa che non si può fare più niente. Cosa possiamo fare? No. Solo Dio ci salverà se tutto ne va bene. In una casa il Papa sta parlando di tutti perché si dà speranza, no? Se no. Allora, prima di arrivare alla speranza, possiamo vedere se era possibile in un determinato momento che quell'infinito del capitale possiede proprio in termini una propria finitezza e quel sentire che c'è un po' di dire che questa società no, non regge più. Ma se non regge più, ma non si capisce come finisce, quando finisce. Ma si capisce che non può andare avanti così. Ma di che infinito parliamo se un qualche cosa che sta decidendo, che è il sentore di quel sentire che non è scienza, ma che certamente ci fa dire che qualcosa sta per finire. Non che finirà, ma che sta per finire, come diceva San Paolo nelle sue famose tesi. Sta per finire. Il tempo sta per finire, non finire. In questo sta per finire ci siamo tutti noi, insomma. E qualche cosa che dobbiamo prendere atto. No, il discorso anche quello dell'identificazione, no? L'Occidente e il capitale, forse non è solo quello, cioè l'identificazione totale dell'Occidente con il capitale come cittadino, forse verrebbe, cioè, l'Occidente è anche il classico, no? E allora forse guardare anche ad altre culture, come diceva il professore, che sono magari anche tra virgolette primitive, forse anche per ritrovare l'uomo, un classico nostro, un precedente. A me aveva colpito molto quella frase di lei, che poi presa anche da studi di Donato, alla domanda che fare, non so rispondere che fare, ma so cosa pensare.
Ecco, forse quello è una delle, ripeto, rovesciare un po' il discorso, no? Fare senza pensare, ma non, ma è quel ritrovare l'energia che abbiamo dentro. Pochi sono, ma sono tanti. Contingentiamo i nostri tecnici di essere complessici, no? Un minuto a testa della proposta. Tutti e tre mi tirano in ballo. Io dico, Occidente, cosa tu dici tu? Volontà, insomma, sono robe che in realtà bisogna innanzitutto lì descrivere quello che facciamo. Allora, penso e faccio, sono queste due parole che sono venute fuori, che fare, ma io allora penso, e penso è diverso da fare. Bene, bella cosa, ma come? In che senso? Anche Aristotele dice che il pensiero è la nostra attività più duratura, quindi è un fare. Secondo me non è un fare. Mi deluderò, ma ci capita di pensare, cioè quando io penso le cose che penso mi capitano e allora mi fanno vedere improvvisamente una cosa diversamente, ma non faccio un pensiero, non sto là a produrre un pensiero, quindi c'è una differenza fondamentale. Il pensiero è dativo ed è dono e non è capitalizzabile. Infatti tutte le puttanate che si dicono su produzione intellettuale, eccetera, così, sono stupide perché sono fatte applicando dei criteri del fare. Quindi abbiamo già una differenza fondamentale, è involontario. Se io sento il mio corpo e il corpo oppresso dalle strutture del capitale, lo sento ed è il corpo che risponde, e non è volontà. E comunque dobbiamo distinguere le parole, violenza, volontà, tutte queste cose, non sono assimilabili. Se io rispondo a ciò che ho dentro e reagisco con una nuova politica, faccio delle cose, ma faccio in maniera diversa, penso delle cose, ma penso in maniera diversa, non è più utilizzabile la stessa parola. Tutta quella fuffa sulla volontà, la decisione, la cosa, eccetera, rispondo anche là, è finita. La collettività viene fuori dai loro stessi corpi, è un corpo sociale e sono corpi che reagiscono. Questa corporeità non si può declinare con le categorie dell'intelletto, io voglio, faccio, penso, taglio, decido, eccetera, tutte le cose con cui la filosofia ha contribuito, perché la filosofia è ideologia, ragazza. E tutta la filosofia del Novecento che va tutta nella direzione che tu non agisci, non fai, non brighi e stai là solo a pensare, eccetera, pensate che sia innocentemente rapportata a quel virus del capitale di cui vi ho parlato? È congruente. Chi non vi fa fare le cose, non ve le vuole far fare in quella maniera, ma vi fa fare qualcos'altro. Quindi non esiste il fatto che ci sia una non volontà, eccetera, eccetera, come alcuni metafisici di nostra conoscenza cercano di costruire ogni volta. Perché la volontà storicamente è dentro quell'ideologia, se esco da quell'ideologia sono in un altro contesto, faccio delle altre cose e potrei usare un linguaggio diverso. Anzi, succede quando c'è una bella creatività linguistica, poeti, eccetera, si mettono. Io volevo riferirmi a quella signora che ha parlato prima, eccola. Allora. Quindi mi è piaciuto molto questo intervento. Allora, molto di corsa. Bisognerebbe, se io faccio sempre riferimento al gioco tra le le differenze culturali. Il riferimento veniva alla cultura orientale, taoista, il taoismo, su questa questione del fare è fondativo. C'è un detto che è il famoso Wubei della taoista, no? Wubei vuol dire agire con il centro, che è una contrapposizione nettissima alla ideologia capitalistica del fare. Cioè, quindi anche lì il problema. Il famoso libretto del segno con l'arco. Eh? Il sede il filo con l'arco. Sì. Il diritto molto parlava molto bene. Ecco, io credo che usare le culture nella loro pluralità come grande serbatoio di alternativa all'egemonia di un pensiero totalizzante, dominante, che è quello capitalistico, sia importante, come anche però importante, e lì è un'altra osservazione molto difficile che lei ha fatto, non rischiamo un po', è un errore bene fatto anche l'imperialismo, di avere un po' l'ideologia della onnipotenza del capitale. No? Il capitale è una macchina potente, ma è anche una macchina che si incrina, che si inceppa, che va in crisi, che viene messa, che spesso viene. Poi si ristruttura, conosce varie vicende, eccetera.
però questa idea dell'invincibilità del dominio capitalistico, ma secondo me non c'era né quello che facevo, anzi io sono sicuro del capitale finisce nel momento in cui uno sente se stesso e comincia a lottare. Io non ho finito per abitudine, non ho finito mai con nessuno. No, perché la mia visione, lungi da me, anzi secondo me si può uscire anche dopo domani. Il problema è di aver indicato il fatto della la pluralità delle culture, una grande risorsa che c'è un fattore di alternative alle tecnologie capitalistiche dominanti. Mi fermo qui, credo che già questo potrebbe essere un punto.